Stasera, bambini, andremo lontano, a cavallo di una stella e con il cuore in mano. Ora Sheila ci incanta, a occhi chiusi rimani, son storie d'amore e di mondi lontani. Buonasera bambini, ma bentornati. Com'è andata la vostra settimana? Tutto bene? Io ci tengo molto a ringraziarvi per tutti i bellissimi messaggi vocali che mi avete inviato settimana scorsa. Mi hanno fatto tanto, 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 tanto piacere. Ma questa volta vi chiederò qualcosa più di complicato. Vi va di raccontarmela una piccola storia? Dobbiamo chiedere sempre l'aiuto a mamma e papà, ma magari ci danno una mano. Così potrete anche voi raccontare una piccola, piccola storia e settimana prossima la faremo passare anche per radio. Che ne dite? Ok, passiamo a noi. Questa settimana io vi porterò al nord, vi porterò tra la Norvegia e la Svezia e conosceremo un troll, ma un troll un po' differente, poi capirete il perché. Partiamo. Il troll e la ragazza povera. C'era una volta, nel mondo delle favole, un troll, ma non era un troll come gli altri. Egli sapeva parlare come una persona. Sul volto aveva due occhi grandi e una bocca ampia con molti denti. Era nell'aspetto come un uomo primitivo, ma era vestito con pantaloni dalle bretelle celeste, come se fosse un giardiniere. Era nato così. Era un troll delle favole. Questo troll viveva in una foresta che si trovava vicino ad un villaggio. Viveva in una grande casa di pietra situata in uno spiazzo nel bosco. Viveva delle risorse del bosco, del latte di due capre selvatiche che il troll allevava nella stalla presso la sua casa, e il suo nome era Ezechiele il troll. La gente del villaggio diceva che il troll del bosco custodiva nella sua casa, in un grande forziere, un tesoro fatto di gioielli e di tante 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 monete d'oro. Ma siccome questo troll era molto forte, molti avevano paura a portarglielo via. Molti ladri ci avevano provato in passato, ma erano tutti finiti malissimo. Dovete anche sapere che nel villaggio ai confini della foresta viveva una ragazza di nome Giulia. Lei era orfana di genitori e si guadagnava da vivere vendendo al mercato frutta e fragole che con pazienza raccoglieva nel bosco vicino al villaggio. Laggiù gli alberi erano di tutti. Laggiù nel bosco si poteva, poiché era permesso cogliere fragole e frutta, e questo non era di certo rubare. Siccome la ragazza era povera, i ladri del villaggio la volevano per loro, per poi incoraggiarla a mendicare. Ma lei, Giulia, voleva restare per bene e onesta, e non dava retta ai ladri, anche se purtroppo viveva in povertà e si doveva comunque arrangiare come poteva. Un giorno il troll Ezechiele, mentre passeggiava nel bosco per raccogliere legna da ardere per il suo camino, sentì urlare lontano lontano da qualcuno: «Aiuto! Aiuto! Precipito! Aiuto! Sta per cadere!» Il troll, obbedendo ad un istinto naturale, guidato dalla voce che chiedeva aiuto, corse subito in soccorso in direzione di quella voce. Seguendo le grida d'aiuto e correndo con le sue gambe forti e agili, il troll vide una ragazza che stava per precipitare mentre era ancora attaccata con le mani ad un piccolo albero, proprio all'inizio di un grande burrone. L'albero stava cedendo per il peso della ragazza e la ragazza poverina gridava impaurita: «Qualcuno mi aiuti! Qualcuno mi aiuti!» Subito il troll, che a differenza degli altri troll della foresta stranamente era un buono, corse in aiuto della ragazza e con le sue forti braccia la issò in alto. Il corpo della ragazza era leggero per lui. La ragazza fu sistemata sul terreno dinanzi al troll. «Non temere, ragazza, io ti ho aiutato e di certo non ti farò del male», disse il troll, vedendo la ragazza impaurita dal suo aspetto animalesco e primitivo. «Chi sei tu? Perché mi hai aiutato?» chiese la ragazza. «Sono il troll Ezechiele. Ti voglio aiutare. Vivo solo nella foresta. Ma e tu chi sei?» chiese il troll.
Sono una ragazza del villaggio che si trova vicino alla foresta e mi chiamo Giulia, rispose la ragazza aggiustandosi le vesti che si erano sporcate di terra. Il troll offrì un po' della sua acqua fresca alla ragazza spaventata, porgendole la grossa borraccia. E siccome, come orario, era ormai tardi, il troll decise di invitare la ragazza a casa sua, per ospitarla. La ragazza era impaurita dal calare del buio della sera nel bosco, temeva di perdersi nei sentieri del bosco ed accettò di seguire il troll nella sua dimora. Giunta a casa, la ragazza ricevette da mangiare pane e latte e chiese al troll: «Come posso sdebitarmi per il grande aiuto che mi stai dando?» Il troll ci pensò un attimo e disse: «Devi sapere che io vivo solo e ho bisogno di una cameriera. Ho bisogno di una cameriera che mi riassetta la grande casa. Se tu vuoi davvero sdebitarti, resta con me e fammi da cameriera. Vuoi?» La ragazza rispose: «Sì, devo sdebitarmi con te che mi hai salvato la vita. È necessario farlo. E poi tu mi sembri un troll che, di indole, è buona. Sì, resterò con te e ti farò da cameriera, ma solo per un anno. Devi sapere che io vivo sola al villaggio. I miei genitori sono morti. Sono orfana e senza un soldo. Infatti cercavo proprio un lavoro onesto e mi sono recata nella foresta per raccogliere fragole e mirtilli per poi venderli al mercato. Solo che sono inciampata e ho rischiato di cadere senza volere nel dirupo. Ma tu mi hai salvato. Ed ora mi dai anche un'occasione di lavoro. Ti ringrazio tanto», disse Giulia. Fu così che la ragazza abitò nella casa del troll per molti mesi. Era lasciata libera, non era prigioniera. Il troll le aveva salvato la vita e lei voleva ricambiare l'aiuto ricevuto, lavorando come cameriera in quella casa nel bosco. La vita ha molto valore, infatti, e la ragazza si sentiva in debito con il troll, giustamente, per essere stata salvata dal dirupo. Giulia accettò di restare un anno a vivere con il troll Ezechiele. Il troll ogni mattina andava a caccia oppure a fare legna per il camino e la ragazza puliva i pavimenti, rifaceva i letti, oltre che preparare da mangiare per sé e per il troll. Ogni tanto Giulia andava a fare provviste in paese, faceva la spesa al mercato e così tutti al villaggio seppero che ora la ragazza era diventata la cameriera di un troll ricco che viveva in un bosco. La gente aveva di che mormorare. Giulia vive tutta sola nella casa del troll, ma chissà che combinano. Tutti sanno che i troll sono come gli animali e molte volte sono cattivi anche più degli altri. Passarono altri mesi di questa vita. Stava per passare un intero anno, quando un giorno la ragazza, mentre si trovava da sola in salotto, vide dalla sua casa che dal giardino dei banditi la stavano osservando, la stavano spiando dalle finestre dell'abitazione. Essi avevano saputo da gente del villaggio che in quella casa c'era un tesoro e volevano rubarlo. Erano i ladri che disturbavano la pace degli abitanti del villaggio. Giulia li conosceva bene. Era gente malvagia ed opportunista. «Il troll non si vede in giro. Questo è il momento buono per rubare il tesoro. Entriamo!» dissero i ladri. I banditi entrarono in casa, sfondarono la porta, immobilizzarono Giulia e le ordinarono di dire a loro dove il troll nascondeva il tesoro, altrimenti avrebbe fatto una brutta fine. La ragazza impaurita rivelò loro il segreto. I ladri cercarono per tutta casa, trovarono il forziere e rubarono il tesoro del troll Ezechiele. «Non dovete rubare il tesoro!» disse la ragazza. «Il troll è così buono, non merita questo!» I ladri decisero che Giulia sapeva troppo, quindi rapirono anche la ragazza. Avevano infatti intenzione di venderla come schiava ai mercanti arabi che passavano per il villaggio alla fine di ogni mese. Il troll Ezechiele non era in casa. Fu facile per i banditi rubare e rapire la ragazza. «Presto, andiamo via da qui prima che il troll torni», dissero i briganti. Quando venne la sera, il troll tornò dall'andare a caccia di conigli, ma non trovò nessuno ad attenderlo. La casa era vuota e il suo favoloso tesoro sparito. Il troll capì subito che era successo qualcosa. «Qui ci sono stati i ladri, il tesoro è sparito ed hanno rapito anche Giulia», intuì, tutto arrabbiato per l'ingiustizia subita. Il troll si adirò molto e decise che il mattino dopo avrebbe seguito le tracce dei banditi alla luce del giorno. Adesso era troppo buio. Dovete sapere che il troll Ezechiele era un abile cacciatore e con la luce del sole li avrebbe trovati quei manigoldi. Giunse il mattino
ed il troll cercò intorno alla sua casa le tracce del gruppo dei banditi e le trovò. Erano 4 banditi, a giudicare dalle tracce. Uno di loro probabilmente teneva la ragazza sulle spalle e gli altri 2 tenevano il suo tesoro tra le braccia, poiché pesava. Il troll capì questo dalla profondità delle tracce lasciate dagli stivali dei banditi. Continuando a seguire i fuggiaschi nel bosco, seguendo le tracce dei banditi, il troll e Zecchiere giunse al loro rifugio, che si trovava in una grotta vicino a delle grosse pietre, poco distante da un burrone. Il troll aveva fatto rumore nel camminare tra gli alberi. Le piante si muovevano, tutte quando si avvicinava. Come fare a prendere di sorpresa i banditi? Probabilmente erano anche armati. Il troll era forte e muscoloso e disponeva di molta grinta, ma loro, i briganti, avevano fucili ed erano pericolosi. Fortuna che le piante della foresta terminavano poco prima di arrivare alla grotta, così il troll poté restare nascosto nell'avvicinarsi. Fuori dalla grotta c'era un bandito di sentinella, mentre gli altri erano intorno al fuoco sull'entrata della grotta. La sua amica Giulia era legata ad un palo poco distante. Il troll voleva riprendersi il suo tesoro e liberare la sua amica. E Zecchiere con un forte pugno stordì uno dei banditi. Il troll lo colpì in testa con un pugno. Tanto tanto forte fu il pugno che al bandito, per il colpo in testa, si vide uscire del sangue dalle orecchie e morì. In seguito, prima che gli altri banditi potessero reagire per la sorpresa, il troll si avvicinò agli altri 3 briganti e li prese per le braccia e li lanciò nel burrone, uno dopo l'altro. «E sono 4!» disse il troll. «Ma accidenti! Si era sbagliato! I briganti erano invece 5! Le tracce nella torba lo avevano ingannato! C'era un ultimo bandito nella caverna!» Questo si armò di fucile e sparò al troll Zecchiere, che fu colpito purtroppo al centro della fronte. Fortuna volle che la testa del troll è molto molto dura, ma la botta sulla fronte causata dal proiettile fu così forte che il troll perse la vista. Divenne cieco e gli girava anche un sacco la testa. Tutto sembrava perduto per lui. Il troll Ezechiele non ci vedeva quindi più. Intanto il brigante stava ricaricando lo schioppo per colpire di nuovo. Il troll non poteva vedere più quel bandito. Era ormai diventato cieco. Dove era finito il bandito? Era tutto buio per i suoi occhi. Quando una voce di una ragazza urlò alla sua destra. «Colpisci forte, Zecchiele! Ma non ora! Adesso, adesso, adesso! Colpisci forte! Dietro di te! Forza!» Il troll capì tutto, si girò di scatto e prima che il bandito sparasse con il suo fucile, il troll diede un forte, forte pugno in quella direzione. E fortuna volle che colpì il bandito proprio al capo, rompendogli la tempia, e morì anche lui. «È morto il bandito, è morto! Tranquillo! Sono qui, Ezechiele, aiutami!» disse Giulia. Il troll non ci vedeva bene, poiché era ferito alla fronte, ma guidato dalla voce della ragazza, si avvicinò a lei e la liberò dalle corde che la legavano al palo. I banditi, intanto, erano tutti morti. Il troll prese con sé il tesoro e, aiutato da Giulia, tornarono indietro verso la loro casa nel bosco. Però qualcosa era cambiato. Ora il troll era invalido, era diventato cieco. Non sapeva più badare a se stesso, ma aveva bisogno di una badante. «Sono diventato cieco. Come farò ad andare a caccia e a mungere le capre nell'ovile? Ahimè! Ma l'importante è che tu sei libera e salva, ragazza mia», disse il troll Ezechiele. Giulia si impietosì per quel povero individuo animalesco diventato cieco, che l'aveva aiutata per ben 2 volte. Commossa per gli eventi e forse per la tanta gratitudine che provava, Giulia pensava di vivere con il troll. Sì, non l'avrebbe mai più lasciato. La gente del villaggio avrebbe pensato male, lo sapeva, ma a Giulia non importava. Le dicerie del villaggio parlavano male di lei, non importa. Giulia sentiva di voler bene al troll Ezechiele. Il troll le aveva salvato la vita ed era buono con lei. Trascorse un anno, il pagamento del debito era stato pagato e la ragazza, infatti, ora si era sdebitata la coscienza. Ella adesso poteva andarsene via, poteva tornare al suo villaggio. Nel paese la gente si chiedeva che fine avesse fatto Giulia. Forse il troll l'ha uccisa o forse se l'ha mangiata. Qualcuno dice che i troll sono cannibali, dicevano i benpensanti nelle osterie. Il troll, pur essendo cieco, capì le preoccupazioni della ragazza e disse: «Va pure, Giulia, torna al tuo villaggio. Torna tra i tuoi simili, va per la tua strada, io mi arrangerò, non ti preoccupare». Ma il troll, cieco,
Come poteva lasciarlo solo, Giulia? E poi il troll meritava aiuto. La vita è importante. Chi te la salva merita la tua gratitudine, pensava la ragazza. La ragazza, vi ricordo, era sola al mondo. Quindi decise che avrebbe avuto cura di quel troll cieco e sarebbe rimasta con lui molto più tempo. Ad esempio, un altro anno o due. Questo era un sacrificio grande. Ma quel troll buono meritava il suo aiuto e così la ragazza restò con lui perché il troll era diventato invalido e bisognoso di cure purtroppo. Anche se era un troll, sì, anche se era un essere animalesco, lo meritava perché si era affezionata, anzi, forse si era proprio innamorata per quanto era stato buono con lei. Chissà, forse mi son proprio innamorata, pensò spaventata Giulia. Passò qualche mese ed Ezechiele il troll voleva prendere in moglie Giulia, poiché il troll un giorno capì che non voleva più essere solo, voleva una promessa, perché anche lui si era innamorato di quella ragazza così gentile e premurosa. La notizia, portata dal vento, giunse fino al villaggio oltre la foresta. La gente in paese ormai mormorava strane parole. Un troll non può sposare una ragazza, ella è troppo giovane e troppo piccola per lui. E sono pure troppo diversi tra loro. Un giorno il troll prese coraggio e disse: stiamo insieme da 2 anni. Dobbiamo quindi sposarci. Ma tu sei troppo giovane ed io sono un po' troppo troll. Forse anche un po' troppo grande per te. Ma ci sono. Ho un'idea. Ecco come faremo, disse Ezechiele. Devi sapere, Giulia, che io conosco il segreto della foresta stregata. Devi sapere che nel centro di quella foresta c'è una sorgente che forma una cascata, che a sua volta forma un bellissimo laghetto. Essa si chiama la sorgente dei miracoli. Le fate del bosco l'hanno resa miracolosa. Vedrai che con la sua magia risolveremo il nostro piccolo problema sentimentale. L'indomani i due partirono per la foresta stregata, che si trovava oltre il bosco conosciuto. Ma il troll che conosceva la strada nella foresta era cieco, e così Giulia doveva chiedere indicazioni continuamente sul percorso da seguire al troll. Di qui? Di qui? Il troll, con i suoi consigli, guidava Giulia e quindi fu facile trovare la strada giusta. Giunti nel centro della foresta, Giulia vide una roccia molto alta da cui sgorgava dell'acqua purissima che formava, tramite una cascata, un laghetto sotto di sé. Era vero, la sorgente dei miracoli esisteva. I due innamorati si avvicinarono e chiesero nei pressi della sorgente miracolosa il loro desiderio. O spirito della sorgente dei miracoli, tu che sei buono, aiuta noi innamorati ad amarci. Il nostro amore è contrastato dalla logica. Aiutaci tu a migliorarlo ed a consigliarlo. Fu un attimo, il troll si incamminò e si immerse per primo nell'acqua magica. Entrato nell'acqua, Ezechiele chiese questo desiderio alla sorgente magica. Chiedo a te, o spirito della sorgente, che in cambio della mia forza, che io dono a te, di poter diventare un semplice uomo giovane e soprattutto di tornare a vederci bene e di guarire quindi dalla mia cecità. La ragazza, anch'essa subito dopo, si immerse nel laghetto e si bagnò nella sorgente magica e chiese anche lei: io ti chiedo, o spirito della sorgente, in cambio dei 10 anni della mia giovane vita, che io dono a te, io diventi una donna adulta e possa vivere da innamorata con lui. Di Ezechiele. Lo spirito della sorgente magica ascoltò i desideri e si commosse dalla richiesta di quei due innamorati, che vivevano contrastati nel loro amore giudicato incoerente, e anche comprese l'importanza dei sacrifici promessi. E per volere delle fate del bosco, decise che era possibile fare una magia in loro favore ed esaudire entrambi i desideri. È sufficiente che immagino voi due, uomo e donna, entrambi innamorati, e capiterà il miracolo richiesto. E così fu. La magia della sorgente dei miracoli si avverò. Giulia divenne una donna più grande di 10 anni, una donna adulta, bellissima, e si accorse di essere per davvero innamorata di Ezechiele. Mentre Ezechiele smise di essere un troll, divenne umano, meno forte, certo, un semplice uomo, ma diventò più bello nella presenza. Ma proprio un essere umano. Ora Ezechiele aveva 2 occhi belli e sani, un bel viso di uomo e soprattutto ci vedeva bene. E anche lui si accorse di essere tanto innamorato di Giulia. Ora i 2 innamorati erano diventati 2 individui umani compatibili ed erano felici di questo. Erano diventati entrambi esseri umani. E seppur diversi tra loro, in quanto lui donna,
lui uomo e lei donna, ora si completavano in modo più coerente. Adesso era normale che fossero innamorati uno dell'altro. Essi tornarono a vivere nella casa del bosco, si promisero come marito e moglie e vissero da innamorati per molto molto tempo. Un giorno, mentre erano a pranzo nella casa di pietra di Ezechiele diventato uomo, Giulia, ormai diventata donna adulta, chiese: «Come farai a difendere il tuo tesoro dai banditi? Ora sei meno forte di prima, sei diventato un semplice uomo!» «Ora sei tu il mio tesoro, Giulia», aggiunse Ezechiele. Fu così che l'indomani Ezechiele e Giulia si recarono al di fuori del bosco in direzione del villaggio e lì regalarono tutto il tesoro che avevano alle persone povere e ai bambini orfani, così che potessero comprare da mangiare anche loro. I due sposi ricevettero il ringraziamento di molta molta gente del villaggio. «Qualcuno dovrebbe aiutare i poveri. Fate anche voi come noi», disse Giulia agli abitanti del villaggio. «Vi regaliamo le nostre monete d'oro, poiché abbiamo capito che essere innamorati è il vero tesoro che la vita offre a chi vuole la felicità». Nel villaggio ora tutti sapevano della magia benefica voluta dalla sorgente dei miracoli che univa Giulia ed Ezechiele, ed erano a conoscenza che i due innamorati sapevano essere anche buoni e generosi, e dissero che ora tutti erano d'accordo che quei due nel bosco potessero vivere insieme come sposati, marito e moglie. Perfino le fate del bosco erano d'accordo nel dire che l'amore delle favole è in grado di vincere qualsiasi e qualunque difficoltà. Bimbi, io penso che questa storiella parla da sé. Se si può aiutare gli altri, dobbiamo farlo, davvero. È un impegno che possiamo prendere, decidere di aiutare gli altri. Che dite? Domandina! Settimana prossima dove andiamo? Dove posso portarvi settimana prossima con le nostre favole? Fatemi sapere, aspetto anche questa settimana i vostri vocali e per ora buonanotte.